La questione se pose di, si pone la questione di ciò che è grave è che noi sappiamo che dopo l'ordine di questo mondo ce n'è un altro. Qual è? Non lo sappiamo. Il numero e l'ordine delle supposizioni possibili in questo campo è veramente l'infinito. E che cos'è questo infinito? Non possiamo saperlo. È una parola di cui ci serviamo per indicare l'apertura della nostra coscienza verso la possibilità smisurata, instancabile, smisurata. E che cos'è la coscienza? Non possiamo saperlo. È il nulla, un nulla di cui ci serviamo per indicare quando non sappiamo qualcosa, la parte che non conosciamo e chiamiamo allora coscienza, parte della coscienza. Ma esistono 100.000 altre parti e allora sembra che la coscienza sia legata in noi al desiderio sessuale e alla fame, ma potrebbe benissimo non esservi legata. Si dice, si può dire, c'è chi dice che la coscienza è un appetito, l'appetito di vivere, e subito dopo l'appetito di vivere c'è l'appetito di nutrimento che viene immediatamente allo spirito, come se non ci fosse gente che mangia senza avere appetito e che ha fame, perché anche questo esiste, avere fame senza appetito. E allora l'estinzione della possibilità mi fu data un giorno come un grande ripeto che farò, ma io non sapevo proprio cosa fossero lo spazio, la possibilità, e non provavo il bisogno di pensarci, trattandosi di parole inventate per definire cose che non esistevano, o non esistevano di fronte a un bisogno urgente e pressante, quello di sopprimere l'idea, e l'idea è il suo mito, e di far regnare al loro posto la manifestazione tonante di questa esplosiva necessità di dilatare il corpo della mia notte interiore, del nulla interiore del mio io che è notte. Nulla, opacità, ma che esplosiva affermazione che esista qualcosa a cui fare posto, che esplosiva affermazione che esista qualcosa a cui fare posto. Il mio corpo è veramente ridurlo a questo gas puzzolente, il mio corpo. Dire che ho un corpo solo perché ho un gas puzzolente che si forma dentro di me? Non so, ma so che lo spazio, il tempo, la dimensione, il divenire, il futuro, l'avvenire, l'essere, il non essere, l'io, il non io, non sono niente per me. Ma c'è una cosa che è qualcosa, una sola cosa che sia qualcosa e che io sento da quello che vuole uscire, la presenza del dolore nel mio corpo, la presenza del dolore del mio corpo, questa presenza minacciosa che non si stanca mai del mio corpo, per quanto sanno no alla negazione, e questo punto è quando mi si schiaccia
quando mi si schiaccia e mi si munge fino all'espulsione in me del mio nutrimento e del suo latte. E che cos'è che resta questo mio soffocare? E io non so se è un'azione, ma schiacciarmi così di questioni fino all'assenza e all'annullamento della questione mi hanno schiacciato fino a soffocare in me l'idea di corpo e di essere un corpo. Ed è allora che ho sentito lo sceno e che ho petato di follia e d'eccesso e della rivolta del mio soffocare, e che mi si schiacciava perfino il corpo e fin dentro al mio corpo. Ed è allora che ho arso ogni cosa, perché nel mio corpo non mi si tocchi più.